Don Mario. Che cosa ci fa lei qui? E lei? Beh, io ci vengo spesso. Ho dei ricordi qui. E poi era la nostra parrocchia che si occupava di assistere religiosamente questa colonia. Luigi Costa ha abitato qui? Sì, anche lui. Sento che lei sa qualcosa che non vuole dirmi. Noi preti non diciamo mai bugie. È scritto nel contratto. Bugie no, ma mentire non è tacere. Ecco qui il mio alibi. Vorrebbe farmi credere che viene qui fin da Bologna per delle more? Sono per Don Emidio, a lui piacciono molto. Ma a lei piace qualcos'altro, no? Sì, mi piace cercare di capire l'uomo e il suo mistero. Un sacerdote abbandona la chiesa dopo una vita di sacrifici, a pochi metri dal traguardo finale, alla vigilia del premio partita. E in cambio di che cosa? La promessa di un ritorno? Penso anch'io alla promessa di un ritorno. Ma stiamo parlando come due imbecilli e io ho la funzione da fare fra un'ora. Scusa. Vorrei vederla ancora per parlarle. Certo, ma a Bologna. Se ne vada da qui. Lasci queste faccende a noi, professionisti del soprannaturale. Avanti. Ah, sei tu? Sì, voleva parlarmi. Ci ho pensato a lungo. Devi dire a Stefano di portare quella lettera e soprattutto il nastro alla polizia. Glieli hanno rubati e non riesce a ritrovarli. Forse mi preoccupi inutilmente, ma sai, ho degli strani presentimenti. Pensa di aver trovato la trama per il suo romanzo. Io vi voglio bene, non voglio che vi accada niente di male. Mi raccomando, convincila ad andare alla polizia. Ti ho riconosciuto. Dove ti nascondi? Cosa facevi qui al buio? Alessandra. Casey ha detto di rivolgerti alla polizia. Ha detto di parlare almeno con quel nostro amico. Guido? Sì, Guido. È inutile che leggi l'articolo. È stato un vero incidente. Niente di sospetto. Lo capisci ora perché sono tornata. Guido è morto, Stefano. Stare a casa senza di te avevo paura. Non ci riesco a stare sola. Ho preso tutto quello che pensavo ci potesse servire. Povero Guido. Stai pensando? Che per un momento ho avuto la sensazione che anche lui si stesse occupando delle mie ricerche. E come? No. No, non preoccuparti. Una stupida coincidenza. Ecco tutto. Avanti, facciamo qualcosa di divertente. Ti prego, qualsiasi cosa. Te l'avevo detto che avevamo fatto le scuole insieme. Smettila. Sì, hai ragione. Certo che una stanza più schifosa di questa è difficile trovarla. Accendi almeno quella specie di lampada.
Va bene. Va bene. Alessandra. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ecco che cosa c'è. Ma com'è possibile? Tu stessa l'hai detto. Un tipo di macchina speciale. Piuttosto rara. E qui, a poche decine di metri da quella colonia, che cosa troviamo? Il suo cavo. Non dirmi che è una coincidenza. È evidente che Luigi Costa ha abitato qui. Forse proprio in questa camera. La mia amica Carla dice che a fare l'amore passa la paura. Via di qua voi, andate via! Avete capito, sì o no? È stato vostro cliente un certo Luigi Costa? E come lo so? È poco che abbiamo questo posto. E se era per me, sarebbe stato meglio tenere il bar giù alla spiaggia. Ho visto che avete fatto la pace con la signorina lassù. Ah, è una bella ragazza quella. È difficile che ne abbiamo di così carine da noi. Ma dove cavolo l'ha trovata? Le porto su una bella colazioncina? No, non importa, grazie. Lei sa se c'è un guardiano là dentro? Sì che c'era, ma l'hanno licenziato quando sono arrivati loro. Certo che qualcuno ci deve essere. Ieri notte ho intravisto una luce. Sicuro? Con tutti i macchinari che ci hanno portato? Quali macchinari? Ah, della roba scientifica. Per fare delle ricerche, roba d'astronauti. Lo so perché le ho visti col mio supervisor. Col suo cosa? Il mio supervisor. Bello, l'ho comprato per corrispondenza. Appena arrivati c'erano ancora i nudisti là dentro. Mi serviva parecchio. Ci sono stato delle ore a lavorare quassù con questo attrezzo. Ma poi di quei francesi cosa ha visto? Ah, ma è inutile che guardi adesso, non si vede più niente. Hanno portato tutto dentro. Tutto cosa? Boh, io credevo che erano cinematografari. Ho visto che avevano delle telecamere e delle luci come quelli della televisione. E non ci vengono mai qui? Mai, neanche per un caffè, né per una birra. E guai a chi prova a entrarci là dentro. Come sarebbe? Ma dicono che hanno messo su una specie di recinzione elettrica, tipo l'aia. Ma loro non lo sanno che c'è un modo per fregarli. E sarebbe? Quando eravamo ragazzi, ci andavamo a rubare la frutta. E ci andavamo anche se c'era il custode con la carabina caricata a sale. Ma col cavolo che passavamo dal cancello. E da dove passavate? C'erano i tedeschi qui durante la guerra, facevano i rastrellamenti. Ma qualcuno aveva trovato un modo per nascondersi. Thank you.
Venite! Ne prendo una nuova. No, no, non serve. È cessato. Hai detto tu a quel bestione di entrare con tutto quel popò di roba. Ma dai, Alessandra, cosa c'entra? Non capisci che ti sto parlando di cose pazzesche? Va bene, scusami. Va bene. Alessandra, devi andare subito dal professor Casey con la cassetta. Dovrebbe avere un videoregistratore all'università, o comunque lo può trovare. E se lì dentro c'è registrato quello che credo, in questo caso abbiamo finalmente la prova, e quindi deve essere portato immediatamente alla polizia. E così finalmente finirà tutto. E io devo restare qui. Devo controllare che non facciano sparire ogni cosa. Perché allora sarebbe finita. Ecco qua, lavata, ingrassata e cambiata anche l'olio. Grazie. Non parte. Muoviti, Alessandra, muoviti, muoviti. Ma non parte. Ci provo io. Dai, scendi, forza. Mirko, cosa gli hai fatto? Io? Niente, ho cambiato l'olio, credevo che servisse. Col fumo che faceva. E allora? C'è un mezzo per arrivare alla stazione. Il mio motoscooter, 10 minuti e siamo arrivati. Prometti che starai attento e non tornerai più là dentro. Promesso. Ciao. Pronto? È urgente. Vorrei parlare con Don Mario. Sapessimo dov'è. È da ieri che non lo vediamo. E doveva fare la funzione. Ho telefonato agli ospedali.
e stavo per chiamare la questura proprio adesso. Ma lei chi è? Chi parla? Presto proveniente da Venezia per Bologna e per Ravenna Rimini Ancona. Senta, ha telefonato all'ospedale che mia madre sta male. A quest'ora mi può accompagnare solo Mirko. Non so se torno domattina. Comunque, per qualsiasi cosa, questo è il numero di telefono. Può trovarci in qualsiasi momento. Arrivederci. Va bene, arrivederci. Pronto. Alessandra è qui da me, mi ha raccontato cosa è successo. Abbiamo visto quel nastro insieme. Ma cos'è, una specie di scherzo? È completamente vuoto. Stanno succedendo cose pazzesche qui. Credo di aver visto Luigi Costa. Chi? Luigi Costa, quel prete. Ma lei non può capire. È meglio avvisare la polizia. Me ne occupo io, non preoccuparmi. Sì, ma in fretta, la prego, subito. Non abbiamo tempo da perdere. E tenga lì da lei, Alessandra. Cerca di restare calmo. Non muoverti di lì e non fare niente. Farò in modo di raggiungerti. Senta... Pronto? Pronto? Occorre occuparsi di lui e provvedere alla riesumazione della salma. È predisposto tutto. Chi c'è? Inutile che chiami. Te l'hanno isolato, vero? Come lo sa? Sei fregato, amico. Siamo fregati. Ma non sono venuto per questo. Sono venuto per dirti che hanno già lasciato il loro biglietto da visita. Vieni, vieni. Dicono tutti che sono matto. Guarda un po' là, se sono matto. Tirare subito fuori di là quello sprezzato che hanno seppellito e di portarlo via da quel terreno se vogliamo avere una speranza di salvarci.
Io non ce la faccio mica. Non credo che ce la farò. È meglio tornare indietro. Tornati, torna indietro, per carità. Thank you.
Dov'è l'apparecchiatura? È là. Prego, accomodatevi. Buongiorno. Buongiorno. Alcuni inconvenienti che definirei incidenti di percorso e dei quali lei è già al corrente ci hanno fatto sospendere temporaneamente l'esperimento in quel luogo, ma ora siamo in possesso di conferme così eccezionali da farci supporre che in un prossimo futuro la situazione resterà assolutamente sotto il nostro controllo. Comunque, non riteniamo che il sacrificio dei nostri due valorosi collaboratori sia stato vano. Quel terreno è il più fertile terreno K tutt'oggi individuato. Le ricordo che venni a conoscenza di questo luogo, unitamente al dottor Melis, pochi anni fa, su segnalazione di un uomo stravagante, uno del posto, un certo Luigi Costa, uno sprettato. Svegliati. Su, Alessandra. Dai, svegliati. Alessandra. Alessandra! 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 Thank you.